Cari quadisti, gara 2, categoria QX2, e vediamo Filippo Rondinini dominare ancora una volta. Questa volta è partito bene, in prima posizione, sta tenendo il ritmo, ma vediamo comunque, lo vediamo comunque tallonato dai due alfieri del Pincozzi, se non, non erriamo. E vediamo un Cerra veramente aggressivo che ha appena effettuato un grandioso sorpasso su un doppio, suo punto forte, abbiamo parlato prima con il pilota, su quel doppio che poi segue un tornantino a destra, si sente molto forte, riesce ad effettuare un inserimento al fulmicottone che gli permette, che gli ha permesso in gara 1 ad ogni giro di sorpassare un concorrente. Vediamo il gap tra Rondinini e Cerra, ricordiamo il primo e il secondo di gara 1, è inferiore ai 10 secondi e vediamo se Cerra saprà rimontare in modo abbastanza veloce e arrivare a una distanza molto limitata nei confronti di Rondinini, che comunque vediamo non mollare e controllare la sua gara. Vediamo seconda posizione Maceratesi, vediamo in terza posizione Ruggeri e vediamo in quarta posizione Cerra, che è riuscita a superare Agosti nel corso dell'ultimo giro. Vediamo un Cerra veramente convinto e, signori, ci sembra che rispetto a Rondinini sia riuscito ad accorciare di almeno un 2 secondi il suo vantaggio. La distanza, la gara è ancora lunga, ma ricordiamo che Filippo Rondinini è cresciuto molto, è diventato molto ma molto concreto e soprattutto espertissimo nella gestione del distacco che riesce a infliggere ai suoi diretti concorrenti dei primi giri di gara. Vediamo Cerra veramente al 110% in ogni situazione. La grande qualità di Cerra è avere il cuore come un leone e quella di arrivare al 20° minuto con ancora le energie per giocarsi il tutto per tutto nell'ultimo salto, nell'ultima curva. Proviamo a conteggiare un ipotetico distacco tra Rondinini. Eccolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, signori, siamo nell'ordine dei 6 secondi e mezzo, il distacco tra Rondinini e Cerra, quindi un ulteriore abbassamento, e Cerra ci sembra anche l'unico pilota in grado di avere un passo equivalente e o superiore a quella di Filippo Rondinini, che al momento sta ovviamente gestendo la sua gara in prima posizione e non sta sicuramente dando il massimo, perché riesce a controllare agevolmente Maceratesi, che è attualmente in seconda posizione. Una gara molto più libera rispetto a quella di gara 1. Vediamo Ruggeri, pilota del team Galizzi, e Cerra l'inseguimento di Ruggeri. È molto consistente comunque il vantaggio di Rondinini su Cerra. Vediamo la chiave di lettura di gara 2, al momento è sicuramente la preparazione fisica di Maceratesi, che arriva da un grosso infortunio, un grosso doppio infortunio, prima un infortunio che le ha bloccato per ci sembra il polso, e a seguire un infortunio dovuto alle waves di Castiglione del Lago, che quindi lo hanno doppiamente fermato, un po' quello che è successo ovviamente in grande al Romain Coupry, dominatore degli ultimi 6 anni del quad cross internazionale europeo. E Maceratesi comunque ce la sta mettendo tutta e sta cercando di tenere il passo di Rondinini e di arrivare alle fasi conclusive della gara con un gap non eccessivo rispetto al leader della QX2, Filippo Rondinini. Vediamo che Cerra sta realmente accorciando il distacco, vediamo che Agosti ha sinceramente mollato, il secondo alfiere del Pincozzi ha sinceramente mollato, ricordiamo comunque che in all shot
le due alfieri del Team Cozzi hanno sfruttato al meglio la preparazione dei mezzi del Team Cozzi e hanno chiuso lo shot e la seconda posizione per i primi giri. Ecco Filippo Rondinini, Maceratesi, signori, non molla, una persona umanamente molto concreta. Maceratesi è una pilota con il quale è piacevole parlare. E vediamo che anche Ruggeri sta accorciando il distacco su Maceratesi. Anzi, è riuscito addirittura ad allungare su Cerra, Ruggeri. Grande gara quindi di Nicolò Ruggeri del Team Galizzi, che sta accorciando seriamente su Maceratesi e su ovviamente Rondinini, che però è in prima posizione. Vediamo Cerra che in questi giri ha probabilmente o ha un po' mollato o più che altro avrà fatto qualche imperfezione che gli hanno comportato la perdita di qualche secondo. Lo vediamo comunque sempre aggressivo sui doppi, chiuderli tutti. È la gara, la QX2 continua, ricordiamo 15 minuti più due giri. Purtroppo Odolo si vede veramente poco. E adesso facciamo una piccola interruzione e vediamo di fornirvi una telecronaca più concreta da un posto un attimino più elevato. Signori, dal Fero, quaddisti.it, un piccolo step prima della ripresa per la seconda parte della QX2 gara 2.